Ragazzi, oggi andiamo a vedere un jig un po' particolare, il football jig. In questo caso sto usando un Morix football jig da mezza oncia. Football jig è un jig, non è un jig da cover come i classici jig che siamo abituati ad utilizzare, con una testa magari più a punta che ci permette di penetrare meglio nelle cover. Questo jig è fatto per nuotare sul fondo, quindi noi useremo questo jig facendo dei lanci contro la sponda o paralleli alla sponda, lo faremo affondare sul fondo e poi cominceremo a recuperarlo trascinandolo proprio sul fondale. Io utilizzo in particolare poche colorazioni, quindi una colorazione simil gambero, oppure posso usare un black and blue, oppure un nero. Il nero, insomma, va bene, come si dice nella moda, va bene con, sta bene con tutto. A questo jig andiamo a attaccare un trailer. Io come trailer in questo caso sto usando una creatura della Molix da 4 pollici. Allora andiamo a prenderne una e vediamo magari come innescarla. Allora, questo è il nostro jig, questa è la nostra creatura, quindi andiamo ad innescare la creatura sul jig in questo modo, facendola calzare perfettamente, ed ecco qua la nostra esca bella e pronta che va a ricordare un gambero. Quindi lanciamo contro la sponda o lungo la sponda, recuperiamo facendo strisciare sul fondo e vediamo cosa succede. Che attrezzatura utilizzare? L'attrezzatura che possiamo utilizzare è una, qui adesso ho già un jig montato, è una classica canna da jig. In questo caso io sto usando una Fioretto speciale da 1,5 oz, una canna molto potente, molto robusta, che ci permetta di ferrare bene il pesce, quindi piantare bene l'amo nella bocca del pesce, e di salpare in barca anche pesci di grandi dimensioni, quindi poterli combattere tranquillamente. Quindi vi consiglio vivamente di utilizzare una canna che vada da 7 piedi e 7 piedi e 3, con una potenza di lancio fino ad 1,5 oz. Quindi adesso prendiamo il jig e andiamo a pescare. Un'altra cosa, se dovessimo trovarci durante l'azione di pesca e avere una cover davanti dove magari pensiamo ci sia un bass, possiamo comunque provare a lanciare anche all'interno della cover. Non è un jig fatto per entrare nelle cover, ma comunque è sempre un jig. Quindi proviamo e vediamo cosa succede.
ragazzi, questo è big. Anche se avevo un football jig, ho provato a lanciare lo stesso nella cover e mi ha dato ragione. Ragazzi, Molix football jig, che bel pesce. Oh, ragazzi, football jig, Molix football jig, e come trailer sono andato a mettere una creatura da 4 pollici, sempre di Molix. È un'esca facile da usare, dobbiamo lanciarla, lanciamo contro la sponda, la facciamo affondare e poi la dobbiamo fare strusciare sul fondo, dobbiamo proprio trascinarla sul fondo, quando proprio i pesci stazionano sul fondale, ecco lì che avremo le abboccate con il football jig.